quartiere veneziano, se così possiamo definirlo, arriviamo davanti a una delle botteghe orafe che ancora tutt'oggi si conservano di quel periodo, è vero Federica? Sì, ci troviamo ai piedi di Palazzo Nuono, datato XII-XIII secolo. Questo palazzo presenta proprio tutti gli elementi dell'architettura in stile veneto. Abbiamo la bottega a forma di pirivolta, si conserva intatta così come è stata lasciata nell'ultimo anno di lavoro del maestro orafo Ruggero Carlomagno, 1968. All'interno della bottega sono conservati tutti gli attrezzi, gli strumenti utilizzati per la lavorazione del metallo prezioso, ma non solo, troviamo anche il cappello, la giacca, il calendario del maestro orafo e sono lì proprio come ad aspettare un improbabile ritorno dell'artista. La bottega presenta la particolarità è questa soglia. Ecco, ci facevi notare il dettaglio particolare della porta a forma di P di questa bottega, c'era un motivo preciso per il quale è così? Allora, le botteghe orafe si identificano proprio per questa particolarità dell'ingresso. Abbiamo la soglia attraverso la quale avveniva lo scambio del metallo prezioso tra l'acquirente e il maestro orafo che era all'interno ed era l'unico che aveva accesso al locale. Non vi si poteva assolutamente entrare, non solo perché si lavorava un metallo prezioso, ma anche perché il maestro orafo era geloso della propria arte e del proprio mestiere. Continuando a passeggiare lungo il centro storico e volgendo lo sguardo al cielo, possiamo vedere insieme a Federica su Palazzo Nuono altri particolari veneziani. Assolutamente, Palazzo Nuono rappresenta proprio il tipico palazzo con gli elementi architettonici dell'architettura appunto veneziana. Abbiamo la bifora, quindi questa finestra con i due punti luce, abbiamo il leone, è un leone su mensola, sorretto da una figura umana che reca tra le zampe lo stemma della famiglia proprietaria dell'edificio. Un edificio molto particolare e ricco di storia e anche di eventi paranormali se vogliamo. Ecco, infatti oltre ai particolari veneziani c'è anche un particolare più misterioso, si dice che questo palazzo sia infestato addirittura da fantasmi. Sì, Palazzo Nuono nasce come palazzo dei Conti Minutolo, viene poi ceduto alla famiglia dei Cocucci e in ultimo i Nuono che lo abbandonarono per disperazione, lasciandolo per l'appunto in balia dei fantasmi. Questo perché voci di popolo narrano che all'interno di questo edificio si svolgessero delle feste molto particolari, se vogliamo dei festini orgiastici. Si davano appuntamento all'interno del palazzo 12 coppie fisse e durante queste feste invocavano appunto le forze maligne. Una notte, allo scoccare della mezzanotte, si udì zoccoli di cavallo e il sopraggiungere di una carrozza. Era la 13ª coppia, quella del male che si presentava. Crollò il soffitto, tutti i presenti morirono e da lì si pensa che queste anime, non trovando pace, infestino il palazzo. Portali del borgo in vettive di un certo tipo, vero? Sì, questo portale molto particolare alle nostre spalle, 1806, non mirar coglione, così ha voluto il padrone. Dico io, un messaggio tanto antico quanto attuale, invitava il passante a non esprimere giudizi sulla forma particolare della bottega. Questa infatti non si presenta nella classica forma a pirivolta, bensì a una doppia soglia. Viene ricostruita in questo modo a seguito del terremoto del 1806.
1805, che ne aveva appunto alterato la struttura. Da una parte all'altra del quartiere veneziano tantissime botteghe di lavorazione di oro e di metalli. Sì, il quartiere veneziano era un vero e proprio pullulare di arti e di mestieri antichi, con tante botteghe. Ad ogni portone, ad ogni ingresso corrispondeva una bottega. Quella che vedete alle mie spalle è un'altra bottega. Piano inferiore adibito ad attività economica, piano superiore adibito appunto ad abitazione, e da qui rimane il detto popolare di chi appunto ha abitazione e casa nello stesso luogo, casa e poteca. Il nostro viaggio all'interno del borgo veneziano termina qui, prima di procedere a vedere la chiesa particolare di San Marco, e termina davanti al simbolo dei veneziani, il leone. Sì, il leone per eccellenza è il simbolo araldico che meglio esprime maestosità, potenza, protezione sulla cittadina. Ne troviamo diversi nel centro storico, sicuramente quello più imponente e meglio conservato è quello di Palazzo Apolonio, XII-XIII secolo. Questa famiglia giunse in Agnone proprio insieme a queste colonie di veneziani, e c'è questo leone che reca tra le zampe lo stemma della famiglia appunto Apolonio, ed è un leone su mensola sorretto da una figura umana. Siamo nella chiesa di San Marco con Don Onofrio di Lazzaro, il parroco di Agnone. Il patrimonio artistico agnonese è valorizzato tantissimo dalle tante chiese presenti sul territorio. Sì, Agnone è ricco veramente di arte nelle tante chiese che i nostri avi hanno voluto sempre più arricchire questa nostra cittadina. Ed è espressione anche di tanta fede, di tanti valori che nelle nostre famiglie agnonesi si coltivava, e quindi il luogo sacro era importante per riunirsi nella preghiera e nelle celebrazioni che si innalzavano al Signore, e soprattutto la celebrazione dell'Eucaristia e delle feste dei Santi e della Madonna. E ci troviamo nella chiesa matrice di San Marco, questa chiesa che ha subito delle trasformazioni lungo i secoli. È stata consacrata attualmente nel 1700, però era sicuramente a tre navate. Poi i terremoti, gli incendi che sono stati precedentemente hanno distrutto gran parte, per cui è stata ricostruita come è attualmente, a una sola navata. Però ci sono gli altari lignei molto belli, sempre del 1700, in oro zecchino, e fatte veramente da maestranze capaci. In questi altari veramente possiamo ammirare come lo scultore ha messo in evidenza proprio la bellezza della nostra fede nell'arte. In questa chiesa predomina, innanzitutto, anche se intitolata a San Marco Evangelista, come possiamo ammirare da questa bellissima tela e anche il mezzo busto che c'è vicino al presbiterio. Però la festa che predomina in questa chiesa madre è quella del santo patrono cristanziano, che possiamo ammirare in questo altare del 1700, tutto decorato con lo stemma di Agnone che sta nella parte superiore, il grifone. L'altare della Madonna del Rosario, ugualmente un'arte bella che espressiva, che fa corona alla Madonna che è all'interno, tutto un incanto di fiori e di decoro verso la Vergine Purissima. L'altro altare che gli agnonesi vollero rivolgere alla mamma di Maria Santissima, Sant'Anna, proprio nel terremoto, che venne salvaguardato Agnone da quel terremoto, e fecero gli agnonesi l'altare in onore di Sant'Anna.